Gianni Colacione, 14 maggio 2015, siamo in occasione, Libri TV registra già più una volta accaduto seminari e occasioni di incontro e di approfondimento politico dell'associazione Il Cantiere, che è un'associazione di cultura politica, e in questa occasione tra gli ospiti di questo seminario incontriamo Roberto Cerreto, che è il capogabinetto del ministro per le riforme Maria Elena Boschi. È chiaro che la domanda, peraltro poi questo seminario è proprio intitolato alle riforme, questo seminario del cantiere, un commento a questa prima, diciamo, riforma che si è in qualche modo, che il governo ha incamerato, come è successo, che è quella appunto sulla legge elettorale. Insomma, è stato un iter abbastanza sofferto, ci sono stati vari posizionamenti e anche delle modifiche di equilibri interni anche nel partito di maggioranza. Sì, naturalmente noi come uffici del ministro Boschi abbiamo supportato soprattutto il lavoro nel merito, che è stato un lavoro duro, impegnativo, poi ovviamente gli equilibri politici che naturalmente interessano anche l'azione di governo, ma vengono gestiti a livello politico. Da un punto di vista tecnico è stato sì un lavoro molto duro e molto impegnativo, però io credo anche particolarmente rapido, anche se sofferto, perché in realtà in poco più di un anno si è arrivati dalla presentazione di un'ipotesi di riforma all'approvazione definitiva, e cambiare la legge elettorale nella fase tutto sommato ancora iniziale della legislatura, prima di metà della legislatura, è stato indubbiamente un risultato che non era scontato e che realizza uno dei primi obiettivi per cui il governo era nato, ma anche uno degli obiettivi della legislatura, almeno se stiamo al discorso del presidente Napolitano all'indomani della rielezione, discorso applaudito praticamente da tutto il Parlamento in seduta comune, e che faceva proprio della riforma elettorale uno dei motivi per cui la legislatura doveva andare avanti e dar vita a un governo. Quindi io credo che averlo realizzato a poco più di un anno dalla formazione del governo in carica sia stato obiettivamente un risultato che non era scontato. Lei accennava al fatto, al momento cronologico, nel senso che a distanza di un anno dall'inizio di questo governo, peraltro questo è uno dei governi che è stato preceduto da parecchi governi che avevano come punto fondamentale proprio il cambio della legge elettorale, e non ci sono riusciti. Io penso che sia anche apprezzabile il fatto che comunque si cambia una legge elettorale con una ragionevole, umanamente nelle previsioni, distanza dalle elezioni stesse, per cui insomma c'è una possibilità anche di una conoscibilità. Insomma, mi sembra che peraltro anche l'Europa si era in passato pronunciata contro i cambi delle leggi elettorali in imminenza degli appuntamenti elettorali. Sì, è vero, ci sono orientamenti del Parlamento europeo su questo, cioè che auspicano che non sia modificata la legge elettorale proprio in quanto regola del gioco a ridosso delle elezioni. Questa è una cosa che anche il ministro Boschi ha più volte richiamato. È evidente che questo governo, peraltro l'ha dichiarato più volte, ha modificato la legge elettorale non per utilizzarla immediatamente, tanto è vero che l'applicabilità di alcune delle norme contenute nella legge elettorale è rimandata a luglio 2016, cioè se si andasse a votare domani non si applicherebbe questa nuova legge elettorale, che però è in vigore, proprio a dimostrazione del fatto che non veniva modificata per andare subito al voto, ma per chiudere un percorso che è durato poco più di un anno, quindi ha dato al Parlamento e alle forze politiche modo di esprimersi, di confrontarsi e alla fine di decidere. Un altro degli appuntamenti di riforma che questo governo si era imposto era il cambio degli assetti costituzionali, il superamento, come poi nel titolo
del progetto il superamento del bicameralismo perfetto, quindi con la perdita della funzione legislativa di una delle due Camere del Senato, però non completa, non completamente, perché poi restano alcune funzioni in materia legislativa per le leggi costituzionali, insomma, abbastanza importanti, che resterebbero al Senato. Ecco, una cosa che io volevo chiederle, proprio a seguito un po' delle reazioni, spesso anche, poi capisco lei ovviamente qui in rappresentanza in qualche modo del governo istituzionale, e non ci può parlare un po' del PD, insomma, però a seguito delle polemiche che ci sono state, anche perché ci sono state, dopo l'approvazione di questa legge elettorale, ecco, c'è secondo lei una, diciamo, separazione dei due ambiti, oppure questa seconda riforma risentirà un po' anche dei traumi che ha prodotto la prima? Beh, non c'è dubbio che le riforme le approva il Parlamento, in Parlamento ci sono i gruppi parlamentari, gli equilibri dei gruppi parlamentari e interni ai gruppi parlamentari possono essere diversi tra Camera e Senato, ma non c'è dubbio che l'iter parlamentare di una riforma così importante risenta del clima politico, quindi vedremo all'indomani delle prossime elezioni regionali e amministrative quale sarà il clima politico in Parlamento. Io non so fare previsioni su questo. Naturalmente i due processi di riforma, quello elettorale che si è concluso e quello costituzionale, sono intimamente legati, come diceva lei, non fosse altro perché la legge elettorale è una legge per la sola elezione della Camera dei Deputati, mentre attualmente siamo ancora in un regime di bicameralismo paritario, quindi insomma è auspicabile che i due processi si tengano. E per quanto riguarda il Senato, io vorrei dire che forse nell'opinione pubblica è passata molto, anche più del dovuto, l'idea di una perdita, diciamo, di funzione legislativa da parte del Senato. Allora, quello che è certo è che nel disegno di legge costituzionale, così com'è attualmente, poi vedremo cosa succederà al Senato, il governo non dovrà più avere la fiducia del Senato, questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda la funzione legislativa, ci sono alcune materie in cui continua ad averla in misura paritaria alla Camera. Facciamo degli esempi. Beh, per esempio le riforme costituzionali, per dirne una, insomma. Poi ci sono alcune materie in cui, pur non avendo l'ultima parola, può incidere molto. Per esempio, quando lo Stato invoca l'interesse nazionale per entrare nella quello che normalmente è di competenza delle regioni, allora il Senato ha un peso particolare. E poi c'è la generalità delle materie su cui in effetti il Senato interviene, può intervenire, ma solo la Camera ha l'ultima parola. In compenso il Senato acquisisce alcune funzioni di controllo sull'attività del governo, valutazione delle politiche pubbliche, controllo dell'attività della pubblica amministrazione, rapporti con l'Unione Europea, nomine, acquisisce, diciamo, un potere specifico su alcuni temi, diversificato, insomma, da quello della Camera. Quindi è sicuramente un Senato diverso, non paritario, ma non direi che un Senato, ecco, escluso dalla funzione legislativa, ecco. Sicuramente non l'esercita più come l'ha esercitata fino ad oggi. Perfetto, io ho sentito che tra le tante varie critiche si diceva che questo Senato non era più elettivo. In realtà, se non sbaglio, è un Senato che comunque dovrebbe essere eletto dai consigli regionali, quindi diciamo non è un suffragio universale, è un... Ecco, ma ecco, questa cosa qui, secondo lei, perché un po' si è parlato anche di questo, subirà, diciamo, una modifica, secondo la sua, diciamo, possibilità di previsione? Questo, diciamo, è la grande incognita, però se sapessimo questo avremmo, diciamo, risolto la gran parte dei nostri problemi. Una cosa è certa, questo è un tema che è stato molto approfondito sia nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, sia nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, quindi non è un tema nuovo. Che non vuol dire che, diciamo, le soluzioni non possano cambiare ulteriormente. Un dato che ci viene, come dire, dal diritto comparato, ma vorrei dire anche dal buon senso, è che se il Senato fosse eletto a suffragio universale diretto come la Camera,
sarebbe difficile diversificarne in modo significativo le funzioni da quelle della Camera. Per esempio, è un po' difficile spiegare perché un Senato eletto da tutti i cittadini non debba dare la fiducia al governo. Cioè, se la legittimazione è identica, anche le funzioni probabilmente finirebbero per dover essere abbastanza simili, e quindi è un po' tutto l'impianto anche del superamento del bicameralismo paritario che verrebbe messo in discussione se si andasse verso l'elezione popolare diretta, anche se si tornasse all'elezione popolare diretta del Senato. Però questa è una considerazione appunto teorica da tecnico. Cosa poi succederà nel corso dell'esame, bisognerà vedere gli equilibri politici nella maggioranza con le opposizioni, insomma. Quando decade un consiglio regionale, il nuovo consiglio regionale rielegge, cambia i rappresentanti di quel consiglio regionale. Del resto questo avviene anche in alcuni organi parlamentari a elezione diretta, come il Senato degli Stati Uniti. Non c'è diciamo il rinnovo dell'intero Senato, ma cambiano i senatori rappresentanti di uno Stato, il Senato rimane in piedi, insomma. In realtà è abbastanza connaturato comunque a un Senato eletto dai consigli regionali il fatto che si rinnovi parzialmente quando si rinnova. Quindi vedete, il consiglio regionale porta con sé nella sua caduta anche i senatori che ha eletto? Beh sì, in quanto il nuovo ha il potere di eleggere i nuovi i suoi rappresentanti, sì, questa è l'idea. Sì. Perfetto, resta al Senato anche il compito di eleggere, di nominare, no, eleggere se non erro, i membri della Corte Costituzionale che sono nominati appunto dalle Camere, mi sembra in proporzione 2 su 5. Nel disegno di legge che era stato approvato dal Senato si andava verso un modello, se vuole, più federale, in cui ciascuna Camera eleggeva, diciamo, i propri giudici costituzionali, quindi il Senato aveva la possibilità di eleggerne. E invece il testo licenziato dalla Camera, che non so dire se verrà ulteriormente modificato o meno al Senato su questo punto, il testo licenziato dalla Camera prevede il ritorno all'elezione dei giudici della Corte da parte del Parlamento in seduta comune, dove quindi i senatori peseranno come 100 su un organo di circa 730. Non più senatori a vita? No, senatori di nomina sì, nel numero di 5, ma che durano 7 anni e non sono rinnovabili. L'elezione del Capo dello Stato come sarà? Da parte del Parlamento in seduta comune sono stati rivisti i quorum. Non si scenderà mai sotto i 3/5, però dal 7° scrutinio in poi saranno i 3/5 dei votanti. Bisognerà fare i conti in qualche modo, sarà un po' complicato. Che potrebbe essere più elevato dell'attuale, ma anche più basso se ci fosse qualcuno che decide di non partecipare al voto, e quindi è uno scenario diverso che può essere garantire di più le minoranze, però insomma costringerà forse a trovare accordi più ampi. Un'ultima cosa, parlando appunto di minoranze, c'è in questo disegno di legge, in questa proposta, anche l'innalzamento del quorum per i referendum. Se non erro, ho letto... No, il referendum può continuare a svolgersi come oggi, oppure se vengono raccolte più firme, cioè 800.000 anziché 500.000, il quorum si abbassa. Si abbassa, cioè diventa la maggioranza di chi ha partecipato alle ultime politiche. Quindi raccogliendo più firme è più facile raggiungere poi il quorum. Sì, sì, no, ho un testo che ovviamente non risentiva delle ultime, ecco, delle ultime modifiche. Va bene, io la ringrazio, buon seminario e in bocca al lupo per questa, diciamo, attività di riforma.